Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini oggi all'Aquila per un appuntamento elettorale. Prima ha incontrato gli allevatori e gli agricoltori che stanno dando vita alla protesta dei trattori. Per ringraziare allevatori, agricoltori, trattori che in queste settimane in tutta Europa stanno costringendo Bruxelles a tornare sulla terra e quindi non possiamo chiudere le stalle perché le vacche sono più inquinanti delle grandi fabbriche. Non possiamo pagare i contadini per non fare il loro lavoro e non coltivare i loro campi. Bisogna mettere dei controlli e dei dazi sulle merci che arrivano dai paesi extraeuropei, perché ne va anche della nostra salute. Quindi io dico grazie a ogni singolo agricoltore che con civiltà, alle associazioni che stanno riportando il diritto al lavoro, il diritto alla salute al centro. Tanti temi sul piatto, soprattutto quello delle infrastrutture, che è argomento caldo per l'Abruzzo, ma il vice premier arriva nel capoluogo all'indomani della notizia data dalla Meloni sulla Roma-Pescara che si farà, trovate le risorse. E c'è anche la vicenda della battaglia degli amministratori di Abruzzo e Lazio per le autostrade abruzzesi. Salvini annuncia che a breve ci sarà un altro incontro con i sindaci. Sì, per me la parola data è oro e quindi ci sono 700 milioni per i primi lavori sulla ferrovia e ho fatto la A24. Venendo qua da Roma abbiamo riportato un po' di ordine in una situazione che qualcun altro in passato aveva ingarbugliato. Settimana prossima farò un altro incontro con i sindaci abruzzesi laziali al Ministero. Stiamo lavorando anche con i Toto, c'è l'impegno a non aumentare le tariffe, anzi il mio obiettivo sarebbe anche di ridurle, quindi diciamo che sono contento. È chiaro che in un anno non recuperi decenni di disattenzione, però per qualcuno a Roma magari l'Abruzzo era lontano. Noi cerchiamo di rimetterlo al centro, sia su strada che su ferrovia.